La vita è in un manicomio. Ma io sapete che faccio? Giro feste feste, a non ci potesse un poco l'alleria. La l'alleria è faticosa la trova, ovvero. A chiangere non ci vuole niente, non c'è merito, è scritto in tuo destino di tutti. Ma ridere è un regalo che te la rabbusca. E siccome io soldi non ne tengo, sapete come faccio? Con lo barattolo. Ma trova su, sapete, un barattolo. No, mo ve lo spiego. Io per esempio, no, sono sto mandolino scordato. Canto come una cornacchia. A voi vi venne una risa. E io mi busco una birra. Questa ci proprio conto una storia. E se vi è piaciuta, mi mettete innanzi in un bello piatto di fusilli. Insomma, io ero una cosa a voi e voi erate una cosa a me. Avete capito come funziona un barattolo? Mandolì, hai saputo pure tu questa festa? Come? Vieni, che ti do uno passaggio. Avete visto? Ha già acchiappato pure un passaggio. Con permesso. Ma Piero, io giù un mandolino. Aspetta. Ma non è che sto ciuccio fosse mancino? Fammi provare che sta da parte, va. Ecco, ferma da qua. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Ecco qua. A posto. Andiamo in giro. Eccoci qua, si va arrivare. Però, mo, un passaggio te l'ha già pavà, Che mo va, ecco devo panare. No, quello che è giusto, aspetta un momento. Vediamo un po' che ti posso dare. Qua c'è l'uovo che mi ha già frio stasera e non te lo posso dare. Che mela, pera, pomarole, niente. Fammi vedere un attimo, aspetta. Volessi due noci. Ma che nato? Ma non è due noci. Tengo pure uno schiaccianoci. Se vuoi, potremmo scavare. Lascia aperto, lascia aperto. Che ti posso dare? Mo, può passare? Tengo gli santucci nuovi. Io picca. Questi sono nuovi. Santo Pasquale. Udè. Sant'Antonio. Questo è facile, lo tengo. E pure Sant'Antonio. Santi Cosima e Damiano. Chi sti tenga a doppio uno, qua madre. C'è scritto poi. Aspetta un momento. Santo Toribio. Mi manca. E ecco te. Oh, vedi che questo è un santuccio difficile da trovare. Perché tutti lo volano, è troppo miracoloso. E sicuramente vale più un passaggio a panzi sotto un goffo ciuccio tuo. Ah, pure che è quello che è giusto, è giusto. Ecco, grazie. Tanto lì, tatti buono. Ciao. Arria. Avete capito come funziona mo le parti nostre? O barattolo? A così è la vita mia. Giro feste feste a donge potesse no poco ralleria. E poi contanno storie. Tutti e volano sente. Pa ogni paese ce n'è una. Oi, lo voglio contà chista. Siete stati fortunati. È proprio una bella storia. Thank you.
Cinnit. Qui. Cammè dritto e cava giù portale. Ma qui non c'è nulla. Cento lire. Ma siamo sicuri che il posto è giusto? Cammè dritto e cava giù portale. Statevi buoni. Ma scusatemi, ma il posto è giusto? Cammè dritto. E cava giù portale. Ho capito. Sicuramente il tassista avrà sbagliato. Pure sembrava così sicuro. Gli avevo chiesto di portarmi alla scuola di Tolve e qui non c'è nulla. Né una scuola, né tantomeno un paese. Ma proviamo a chiedere. Ci sarà qualcuno che mi saprà indirizzare. Guarda quando vedo questa valigia. Ehi, di casa? Gentile massaia? Chi sì? E che bu? No, scusate. Forse... cioè, di sicuro ho sbagliato. È evidente che non è il posto giusto. Buona giornata. Ehi! Ma così, tanto per sapere. Ma che posti vi di trovare? Io cercavo la scuola di Tolve. Sono il nuovo maestro. Oh, maestro! E a quest'ora va presentato? O posto è chi? A scuola è questa qua? Questa? Ma... ma voi chi siete? Io sono Rossello, ubbidè. Ah, piacere, io sono Giacomo. Mi date una mano? Che... come no, con tanto piacere, professor. Ci andiamo. Grazie. Scusate se mi permetto, ma come mai portate un fazzoletto di donna in testa? Per bellezza. Lasciamo stare. Ma gli alunni? Sono le 8:30 e ancora non sono in classe. No, professor, se ne sono giù. Ma aspettate. E voi non venivi, è fatto giorno, buona se ne è uno. Fatto giorno? Ma perché? Qual è l'orario delle lezioni? Professor, dipende pure dalla stagione. Sacco mezza prima che vai giù a Navadì. E quando ha fatto giorno buono, se ne vanno a fare dei gambe, guarda. Venire a scuola all'alba, ma così è faticosissimo. Poveri ragazzi. E poi costretti ad andare a lavorare. E quando trovano il tempo per studiare? Professor, si vogliono contare l'animale. E dite pure se andavano erano di invidia a danare. E così si imparano tutte le operazioni. Associazione, addizione, la mortificazione. La mortificazione di sicuro. Va bene, io sono stanco. Dov'è il mio alloggio? Alloggio? Ma si vuol dire dopo, razza, l'alloggio, la stanza. Ah, è venite, professor. Da la porta non andita.
Buonasera. Sì. Posso sedermi? Certo. Piacere, sono Giacomo. Certo. E dove venite, no? Io vengo da Salerno. Sono il nuovo maestro. Eh sì. Piacere, Giacomo. Certo. Forse non si usa. Vi chiederete cosa ci faccio qui? Cosa ci faccio? Cosa ci faccio? Oh. Comunque, piacere, io sono Giacomo. Eh sì. Va bene. Arrivederci. Piacere, Giacomo. Giacomo. Scusate, non ho sentito la campanella. Che volevi ti sente, ne prosto? Hai ragione, ero stanco per ieri e stavo in un sonno pesante. Ma pure che mi vita lì, è giù. Ma capo ti vedi senti, si n'ha suonata proprio. Ma senza campanella, come si fa a capire quando iniziano le lezioni? Quando inizia? Quando è la certura sapere, ne prosto? Ma poi come si fa a capire quando finisce la lezione? Aspetta, lasciami indovinare. Quando si fa una certa ora, si finisce. Hai visto, professor? Come hai capito subito? Visto che non c'è bisogno di nessuna campanella. Da oggi in poi, potete dormire tranquillo, professor. 100 anni. Come no, Rosè? Come no, Rosè? Come no? Posso stare tranquillo. Ora puoi andare. Però, per le prossime lezioni, per i prossimi giorni, organizziamoci per la campanella. Si vede. Va bene ragazzi, cominciamo la lezione. Io mi chiamo Giacomo Ricci e sono il vostro nuovo maestro. Vengo da Salerno e ho 23 anni. Così come per voi, anche per me è il primo giorno di scuola ed è anche il mio primo incarico. Quindi mi raccomando, oggi cominciamo col conoscerci. Allora che ma fa oi? Ah, vanno battendo pure pane. Ah, buono, e allora facciamo pure i pastelli. Ecco, pure i raffaelli. Ah, è già, sì. Ma l'unica cosa, ma vera, dammela a salotto. A te quale materia piace? La matematica, perché mi serve quando vado al mercato. E te? Padre mi dice che la materia più importante è la matematica. Serve per fare i conti. E ho ricevuto pure un maestro vecchio. Guarda, mamma, vediamo come potremmo fare. Aspetta.
Marghi! Ma chi è? È un maestro nuovo. Ma mi raccomando, deve sapere venire strani te a capo. Margherita, stiamo ungendo. Scusate. A te quale materia piace? Italiano. Sei andata a dormire tardi ieri? Sì. E come mai? Io leggevo un libro a letto e ho tempo è passato. Ho capito. No, professor! Lorenzo era impreparato in matematica e per studiare si è messo a contare pecore e si è addormito. No, basta, ragazzi, basta. La matematica serve, però quest'anno daremo importanza anche ad altre materie e soprattutto all'italiano. Tu come ti chiami? Pietro. Pietro, conosci i leopardi? Professore, cani, arti, quando ne voliti, pure i lupi. Ma le leopardi non è giumento. Mai visti. Cosa? Ha visto che era vero, Marie? Ma di cosa stai parlando, signorina? Che un maestro nuovo è proprio pulito. Beh, sì, ci tengo all'igiene. Anche se non ci sono lavanderie come a Salerno. Mi faccio io stesso il bucato. Ma che dice, Cristo? Pulito? Come recite voi in città? Bellillo. È bellillo, professore. È una raccolta di poesie. Le sto scegliendo per le lezioni. E poesie? E a che servono? Beh, è un modo di esprimere emozioni. Ma non è facile da spiegare. Scusate, professor. Ma se per esempio ti piace uno, invece le fa tanti giri le parole queste poesie, non è meglio se lo dici di chiaro chiaro. Tu mi piaci. Margheri, muoviti, ammo ya! Per esempio, questa è poesia. Se per me, ne tengo di tu, io come? L'infanzia di Recanati influenzò molto la sua poetica. Il piccolo Giacomo faceva una vita da recluso e per questo alla fine aveva un carattere molto più pessimista, malinconico. Mo si spiega Lorenzo, però quando si è messo a leggere i libri, stai sempre più fatti suoi. Professor, secondo me è meglio essere ignoranti, ma felice. E Pietro, per te che cos'è la felicità? Per me la felicità è stacca amici. La compagnia. E per te? Per me è quando la sera mangiamo tutti insieme a casa. La famiglia. E per te? Io fossi felice se uno mi guardasse. Ma chi che non mi guarda mai? Rosina vuole a Lorenzo. Rosina vuole a Lorenzo. Ragazzi, basta. Basta. L'amore. Come vedete, ognuno ha una sua idea di felicità e tutti abbiamo il diritto di cercarla. Ma altrimenti anche la cosa più bella non ci dà soddisfazione. Leopardi diceva anche un'altra cosa, piacer figlio di affanno. Se le cose vengono troppo semplici, senza sforzo, spesso non riusciamo a capire per bene le cose che abbiamo sudato e le abbiamo ottenute. A te, Lorenzo, cosa rende felice? Niente, professore, perché qua non c'è niente.
Perciò voglio studiare notte e giorno. Voglio crescere e trovare un lavoro diverso dal pastore. Io me ne voglio scappare a sta montagna, che è mille volte peggio delle canate. Ma che succede? È tempo di transumanza. Andiamo più a mano. Rosso, e ti trovano la campana. Ah, vecchia. Io voglio, che vorrei a casa. Stavo leggendo. Oh, si è spianata Margherita. Hai capito? Margherita. Ma se ti piace, no? Perché non ci vai a parlare? Magari poi vecchio fortuna, no? E te vuoi piacere i tipi strani. Ma io non saprei cosa dirle. Non sai cantare? Cantare? Io conosco un po' l'opera lirica, ne... E conosco pure qualche canzone americana, di Martin, lo conoscete? The Birds Rain. Ma che? That's amore. Con quest'anno femmina, c'è una bella serenata tradizionale. Rory Moranam. Vabbè. Come ti chiami? Io mi chiamo Giacomo, sapete? Come quel famoso... Ah, capì? È famoso! Non ti preoccupare. La serenata la facciamo noi, per conto tu. Ma no, che fate? No. Però stai tranquillo. Tu aspetta qua. Noi, ya, quando abbiamo fatto ti chiamare? E poi venimo già con questi. Andiamo a giorno con Baia. No, ma che fate? Magari! Che boh! Non ti preoccupare, a noi ne piace di coglione tranquille. Non siamo tipo nostro. Sento, c'è. Siamo stati mandati in caro a uno spasimando tu. Però per un momento lo rimane in segreto. Non trovo le parole giuste per questo corteggiamento. Non ha mandato a noi. Ha fatto la scelta giusta. Ma dov'è? Ebbene, per pigliare il premio finale, l'ultimo. Attacca, compà. Hai visto che ti è piaciuto? Che
dici allora? Accettiamo un corteggiamento nel suo spazio, ma... Ma se Cristo non si face vedere... Andiamo! E uno, e due, e tre... Giacomo! Casa no! Ma poi, ho capito, i vostri soliti scherzi. Ma no, ma scherzi! Era vero! Mm. Allora, innanzitutto, una cosa assai strana, indica... Leggi un libro, leggi! Cosa che da noi non si è mai visto! Cosa la faccio? Un libro! Ma chi so pure chi i numeri piavo di buo. No così! Ma hai pensato che si misturiamo? Ya, che pezzo li hai giocato a pallone? Si è diventata una palla pure tu! Sturi e stu! E me ne vai giocare a culo! No, la pace è grave, solo questo può fare. Professore, stai sempre qua a capo un coppano libro. E hai salucchi ogni tanto. Magari c'è qualcosa di più bello ancora e te la perdi. Margherita! Mi posso aspettare, professore? Certo, certo, vieni, vieni. Aspetta, ecco. Volevo... dirti che... Ciao! Ma... tipo, cioè... Tu... Visto che tengo ragione io. Tutte ste parole ri, libri. Mi tieni chiena a capo. Ma poi quando ti servono? Che fine hanno fatto? Non è questo. È che certe volte è difficile trovare le parole giuste fra le centinaia che ti affollano la mente. E parole giuste non le trovi mai se cerchi in dalla mente. Ora cerchi in tuo cuore. Ma forse in tuo cuore tuo non c'è posto per me, professore. No, ma basta con questo professore. Che poi io sono soltanto un maestro. Chiamami per nome, ti prego. Io mi chiamo Giacomo. Come il poeta. Sai, i miei genitori erano proprio appassionati di Leopardi. Pensa, pure mia sorella. E basta parlare poeti e poesia. Ma come ha già fatto di chiudere sta bocca? Il maestro è Margherita. Suona bene? E come? È il titolo di uno dei miei romanzi preferiti, di Bulgakov, uno scrittore russo. Ancora? Guarda che se non la smetti di parlare di poeti e poesia, ti bacio di nuovo. Dante Alighieri, Foscolo, i Prometti Sposi. Mo me n'ha già scappato, professore. Cioè, Giacomì, che è tardi. Però ne vi rimane presto.
Che diamine! Brosso, è che sto buono, eh? Rossello, che ci fai qui? Mi hai fatto prendere uno spavento. E come? Vai da paura e come? Perché ste cose non si fanno, eh? Ma di che stai parlando? Tu a Margherita, ora la sta stanara d'occaggio. A Margherita? Ma scusa, ma che ti importa? Che mi importa? Mi importa è come, Brosso? Margherita è mia, e tu nara d'occaggio, eh? Ma Rossello, ascoltami. Rossello, io non pensavo mai che tu, che Margherita... Brosso, è certo, perché io sono tipo riservato, de classe. Non certo mi va a mettere in giro dire genere i fatti miei, eh? Poi, è già fatto tanto e poi meno posto statale. Ma lei pure ti vuole bene? Certo. Ah sì, Robrosso. Pare proprio che se vuole venire a colcare con me. Non mi riesco a fare capace che una come lei, con uno come te, insomma, absit in iura verbis. Io l'inglese non capisco, ma certo che non vuole dire una cosa buona. Io non riesco proprio a pensare al fatto che possiate dormire insieme. Ma certo che la verità, Brosso, non è mai successo, ma secondo me stanotte... Smettila, ti prego, non posso proprio pensarci. Il fatto è che mi sento offeso pure io. Allora perché è venuta fra i miei piedi? No, Brosso, è tanto che mi vado a stare ancora ti accorte. Vabbè, quel che è fatto, io... Puoi stare tranquillo, io la eviterò. Allora sì, capo, ti mi raccordo, professor. Avevo posso una tota tornare a parlare con voi. Una canzone. Sei felice oggi? E che è successo? È successo, Angeli, è successo! Ma veramente, com'è stato? Racconta! Bellissimo, proprio come me l'immaginavo. Era da tanto che ci provavo. Sono proprio felice. Io l'ho sempre saputo. Che pure che siete così diversi facevi sul serio. Che poi io saccio che la sfrontatezza tua è soltanto timidezza. Chi sei? O prima uomo è per te. Solo tu mi capisci, Angeli. Che invece nessuno era d'accordo. Dicendo che non era adatta a me. E invece, amica mia, al cuor non si comanda. Tu gli piaci, lui ti piace, e un mondo non se ne ha da importare lui, e soprattutto non sanno permettere fa commenti. E dimmi, quando lo rivedrai? Spera ambressa, subito, appena essere a scuola. E poi che vuoi fa? Tu vuoi sposare? Però troppo non la fa più a scemo con la tua, mica gli fai innamorare e poi gli fai soffrire. È certo che mi voglio sposare, però se vedo uno pulito, la battuta la posso fa o no? Allora ragazzi, queste che vi ho dettato sono le prime strofe. Per la settimana prossima, come abbiamo fatto per gli altri brani, la imparerete a memoria.
Questa è una delle più belle e struggenti poesie d'amore di Leopardi. Va bene? Per oggi abbiamo finito. So 100 anni che non te vedo. Giacomo! Che faccia tosta! Terrò fede alla promessa fatta a Rossella, non le terrò corde in alcun modo, anzi. Allora, non mi saluti neppure. Giacomo, ma che c'è? Io pensavo... Pensavi? La cosa mi sorprende molto. Ma che Borige, perché fai così? Lo puoi immaginare, Margherita. Anche se de gustibus, eh. Comunque, la nostra amicizia, o come la vogliamo chiamare, per me finisce qua. Ma che stai succedendo? Santissima Trinità! Sì, invocala pure! Ma 3 non è il numero perfetto. Forse per te, ma non per me. Addio. Giacomo, ma dove vai? Dovunque, ma lontano da te. Giacomo! Giacomo! Rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale. Silvia, e chi è questa mo? Quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salì. Ha capito, professore bello? Voleva fare lezione a me, quando era io che ti mie cose accovate. Devo sapere di più. Tieni ragione io, Maresti, e poi se non devo fidare. Allora è qui che vive. Silvia! Allora era vero! Uè, Capuzzolo! Aspè! Ma che ha giù fatto? Che m'ha fatto? Ma se non piango occasione per me sfotte! Perché tu non sei più che dura una volta. Prima siamo sempre insieme. Eravamo come frati. Poi, tutto hanno tratto, fai un sostenuto e non vuoi essere più. Non tengo tempo, ma già storia. E che storia fa? Tanto sempre non crapare rimani. Io e te siamo ricrapare, tu vuoi mettere in gara.
sono più importanti gli amici, non i libri. Se gli amici sono come a te, 100 voti i libri, 1000 voti. E ma dove vai? Aspetta, stiamo andando un poco insieme. Mannaggia te l'ha giurito, ha già studiato. E facessi buona storia un poco pure tu, che se no veramente riesci a capare per tutta la vita. E facciamo così. Storiamo un poco insieme. Se non capisci qualcosa, te la spiego io. Per piacere, te prego, almeno da qua a casa, potremmo finire a parlare a scuola e parliamo un poco da fede. Rosso, e che? Pare che appena state diso. Ma mangiati! O va buttate solo le chiacchiere? Rossello, lo sai, mi piace passeggiare. Ma è un po' stancante. Le case sono distanti l'una dall'altra. Il paese è lontano. Ma già pigliano poco cura io e voi, eh? Per mangiare, poverino. Ma per i spostamenti, non ci penso io. E veriti, che la situazione cangerà così. Ah, così. Aspettatemi qua. Ah, così? Ah, così. E vedi che gioiello! Rosso, con questa, addio stanchezze! Va porta a doli di voi, come uno ciuccio! Pensate che ha fatto due guerre mondiali! E le ha perse tutte e due! Oh, è assoluta vincente! Ya, ya ti va a fare un giro! No, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare! Non... Ya, ya! Rossello! Ya, yeah, da così, a così, pomeriggiti. Riesco a capire come mai questi giovani di oggi, ma invece di andare a lavorare, state buttati dalla mattina alla sera in mezzo alla strada. Eppure sembrate una persona per bene. Alzatevi orsù. Infatti, sono il nuovo maestro. Se magari mi date una mano. Certo, figliolo. Piacere, piacere. Adesso basta poltrire, alzatevi e andate a lavorare. Ma io non sto riposando. Ma non lo vedete? Sono caduto perché sono senza freni. Senza freni, appunto. Tutti i giovani sono senza freni. Sono tutti sfrenati. E questo è il risultato. Ecco, vedo che incominciate a pentirvi della vostra vita dissoluta. E questo è bene. E ora io vi lascio al vostro mea culpa. Ma mi raccomando, giovanotto, appena avete fatto, alzatevi. E che tempo, che tempo.
So cien anni che non te veo. Ah, professor! Vi volessi chiedere una cosa, ma non so se mi riesco a fare coraggio. Provaci, perché il coraggio o ce l'hai o non ce l'hai. E in questo caso, come diceva Donna Bogno nei Promessi Sposi, pur volendo non te lo potresti dare comunque. Ecco, proprio questo voglio dire. Pare che leggendo riesci sempre a dire la cosa giusta. Allora, volete prestare un libro? Certo, vai stesso tu nella mia stanza e scegliene uno. Ma veramente? Certo, vai, vai. Professor, oggi scelto questo perché il titolo è veramente curioso. È un libro difficile, ma è uno dei miei preferiti. No, ma allora me ne è più un altro, non lo voglio. No, anzi, io sono contento che tu abbia scelto questo, perché è un romanzo strano e meraviglioso. Forse ora sei ancora piccolo, ma vedrai che crescendo stimolerà la tua fantasia, la tua voglia di leggere. Mentre a me, in questo momento, mette un po' tristezza. Preferisco che lo tenga tu. Anzi, sai che ti dico? Te lo regalo. Grazie mille, professor. Siete troppo buono. Vi prometto che mo lo leggo tutto quanto. Piano piano. E prima che faccio grosso, lo finisco. Ma no, vedrai che dopo che ti sarai avviato, non ti fermerai più. E poi, titolo, mi ricorda a voi. Allora mo lo tengo per ricordo vostro. Tutta la vita, vi giuro. Ah, professor, ho sapete che a Torre c'è una guagliona, che è una bellezza. Stessi proprio buono insieme. Si chiama Margherita. Come ho libro? Sposati bella, a così rimagna di più. Ciao. Rosina, aspetta. Allora lo sai il mio nome? Certo che lo saccio, è che... Lo so che è. Lo so, perché sei sempre silenzioso e distratto. Non parli con nessuno. Tu non devo far piacere niente di sto paese. Perché tieni paura capo, non te ne puoi. Ma tu da grande veramente vuoi rimanere qua? Io voglio stare con una persona che a ne voglio bene. O posto non conta. Allora facciamo così. Si muove bene veramente. Cerca di mi supportare. Quando mi perdo in mezzo alla gente e quando mi assetto te parla. Quando sto a città giornate sane, perché non me ne fido più. Pietro, e che stai facendo? Ciao Margherita, oggi scrive una poesia. E basta con queste poesie. Sicuro è stata un'idea di Giacomo. No, è un'idea mia, ma non so ci raddunnaggi a convenzare. Non è che mi volessi aiutare tu. Io? E che ne capisco io le poesie? Ma... recca da parlare. Del maestro e recchetto che è stato per me chi stanno. Papoia. Come dice Giacomo, è un modo per esprimere le emozioni. Che se pensa che sulla Salerno sanno esprimere emozioni poetiche?
Io a scuola ero bravissima a fare rime. Ya, lo passa la vota e vediamo che ne esce. Rossello, sono venuto a restituirti la bicicletta. La metto qua. Uè, prosso, mamma pare che va fatto proprio bene, eh? L'avevo già cangiata. Sì, da così a così. E che verità. Avevi ragione, ma preferisco tornare a passeggiare a piedi. Comunque, grazie del pensiero. Dai, prosso, volete spassare questa corna? Che voi forse ne capite pure, no? Rossello, ma mi spieghi una cosa? Ma perché qui, se chiedi una mano, un aiuto alla gente, loro ti dicono piacere? E se invece devi presentarti, la mano non te la danno proprio. Anzi, addirittura queste. Rosso, che stacca è una terra. A do niente come pare. Su secoli, che siamo stati sempre sfruttati dalla gente che veniva da fuori per ne aiutare, invece ne finire a scapazzare. Capito. Voi siete un forestiero. La fiducia vai da conquistagliano già. Solo così, noi urno, alla fine di sta storia. Darsi con Nivro sarebbe veramente Nivro. E o Gianco sarebbe veramente Anco. Dovrò diventare uno di voi. Sì, proprio così. Però sapete che siete meno fessari come pariti. Anzi, sa che? Secondo me la mano va ammaratata già. Ah, musica, hai capito come funziona? Allora sto diventando uno di voi. Già, nato poco in Gesì. Anzi, sa che? Qua la mano. Ma lei, lasciamo perdere sta cazza la mano, venite qua, prosso, ya. 100 anni. 100 anni sono tanti. È una cosa di così, ho modo di dire. È come una buona augurio, sia da parte vostra. Cara parte nostra. Chissà, Rossello. Chissà. Ia, è venuta bene. Grazie, Margherita. Sei troppo buona. Se non fossi già promesso maestro, te sposassi io. Io promesso maestro? Ma che dici? Ma chi te l'ha detto? Stia scherzando. Mi ha regalato un libro. Intitolato Il maestro e Margherita. E io raggio ritto che se si sposava a Cuttico, potevate essere una coppia come che dare un titolo. E lui che ti ha detto? Niente. Niente. Però, secondo me, erano niente che voleva dirci tutto. Uè Pietro, secondo me a parole sei più bravo tu che Ido. Sei un bravo bambino, Pietro. Aspettami, mo corro a casa, mi metto a studiare e divento pure io maestra, con questo libro lo facciamo noi. Margherita mi ha avvasato! Mi ha avvasato, Margherita mi ha avvasato! Allora ragazzi, gli esami si avvicinano e in queste ultime settimane voglio che vi impegnate al massimo per ottenere la promozione. Per questo, da oggi in poi inizieremo a ripetere tutto il programma che abbiamo fatto. Va bene? Voglio che facciate un esame brillantissimo. Siete pronti? Sì. Iniziamo con qualche domanda. Maria, l'addio ai monti di Lucia nei Promessi Sposi. Addio mondo sorgente nell'acqua. Rosina, il passo di Paolo e Francesca. Sì, noi leggevamo un giorno per diletto di Lanciarotto, come amor lo strinse. Giovanni, la poesia di Leopardi. Sempre elmo questo collo. Addio mondo sorgente nell'acqua. Sempre mi fermò quest'elmo il collo. Ma non passeggina da Bellì. Ed è questa la figura di Silvia, che ora nella lirica si riaffaccia come il simbolo della giovinezza e del destino di tutti gli uomini. Sempre caro mi fu questo collo.
finisce mai. Infatti è l'infinito. Sempre caro mi fu quel Selmo Colle. Pietro, ma io che ti devo chiedere ora? Posso dirgli qualcosa a piacere? Quando guardava al retro, pigliava fatia, ma pure i giorni felici, compagnia, risate con gli amici, e non voglia più niente, senza sapere che niente via. Quando guardava a Nanni, invece, vidia un poco scuro. Poi, la notte assuta, una luce indovico, e mi è passata la paura. Mi passa la volta, per mano a un amico. Prima un sinistro, poi un destro. Sto camminando, e grazie a voi, maestro. Preparati, Maria. Vai. Addio, amore. Babbo. Ragazzi, per oggi abbiamo finito. Ci vediamo domani. Mi eravate perso un po' distratto. Non è niente, Lorenzo. Non ti preoccupare. Sicuro, professore? È che mi mancano un po' i miei cari. Non avevi mai visto questa malinconia a casa vostra? Mi pareva che siete proprio buono qua da noi. E sei bella Salerno. Sì. È una città stupenda. Ha un lungomare bellissimo. Io mare non l'ho mai visto, sapete? Certo che è strano, professore. Che cosa? Vi ricordate che vi ricetto io in una lezione con la felicità? Che io volevo studiare per venire a sta montagna? Sì, sì, sì. E allora? Beh, non sono più tanto convinto. Intendiamoci. A voglia di studiare non mi è passata, anzi. Però mi sto convincendo che la felicità non dipende dal posto a dove stai, ma da come ci stai e soprattutto con chi ci stai. Hai proprio ragione, Lorenzo. Del resto, professore, ho destino come ci vai appresso. Io voglio studiare per venire a sta montagna e ghinda è una bella città. E voi, professore, studiando e studiando, da una bella città siete venuti a finisci qua. Sei proprio un bravo ragazzo, Lorenzo. E sono contento che tu ora stia bene. Vedrai, sarà così anche per me. Ma ora vai, c'è Rosina che ti aspetta. Tutto a posto allora, professor? Tutto a posto. Vai. Perché fino all'anno passato i maestri ne dicevano che ama sapere leggere, scrivere e fare i conti. Ma ne dicevano che erano cose per fare meglio il lavoro nostro, raccontatini, recrapari. Non ne facevano mai pensare che invece potevamo fare qualche cosa.
o cambiamento di chi stanno, è stato come professore, non ci ha considerati a rimanere in da sta montagna. Non ha fatto capisci il capo di Muscegli, se rimanere o partire. Ma che voglia scegliere? Noi solo questo teniamo, i genitori nostri solo questo tenono. Non hanno mai sceso da sta montagna, non hanno mai piato un treno, non suppono manco per me. Sono i libri il biglietto per quel treno, Pietro. Forza ragazzi, a studiare, che gli esami si avvicinano. Andiamo via! Grazie, sì, lasciala qui, è che ultimamente non ho molta fame. Ma ne è corto, professor, stiano poco preoccupato per voi. Perciò vi portate un poco la roba, voi. La casa che avete, qua, un poco la sopportate. Ma la cosa importante è questa. Del latte? Ma questo è il latte speciale, professor, guariscire tutti i mali. E perché? Che ha di così speciale? Questo qua è un latte di Margherita mia. Ma che stai dicendo? Il latte di Margherita? Ma tu sei pazzo, ma esci subito fuori di qui! Uè, Margherita, è da scuola pure voi, eh? Vieni qua, è a mongine, va. Lascio perdere sti ingrato, perché visto non capisci proprio niente. Rossello, vieni un attimo. Ma come hai chiamato quella capretta? Margherita si chiama la capretta mia. E il latte è suo? Certo, che come ci è io la cosa? Lo tengo solo per me. E per nipote. Oh, hai fatto pure un'eccezione per voi. Invece... Ma allora quella sera di qualche mese fa, quando litigammo per Margherita, tu parlavi di questa capretta? Sì, ne professor, voi l'avete tirato un coci. Io la tengo come una famiglia, perciò ci ho chiamato pure come a nipote, che è orfana e sta a casa mia. E pensate che io le ho fatto una cuccia fuori, e invece l'altra sera ci ho fatto roba pure dalla casa mia. Scusate, ma a voi che avete capito? Ma niente, amico mio. Mi hai fatto veramente un grande regalo. Grazie. E hai una famiglia splendida. Splendida. Chissà, forse un giorno magari... Con piacere, professor. Si calma. Sai, mi è ritornata anche fame. Vediamo... Sentiamone, professor. Ci portato un po' apposta. E ti dico, ecco. Thank you.
sono strane. A volte sono ghianghe e corrono e pigliano la forma della rua e della pecora. A che ti assomiglia da nuvola, Margherì? La faccia di Giacomino. È tale e quale. E che da versa la montagna? Pare una mano. La mano è di Giacomino. E de due nuvole una ingoppanata? E labbra di Giacomino. E basta, Margherì. Mi pare la favola di Cappuccetto Rosso. Che occhi rossi catini, pete guarda meglio. Che bocca rossa catini. Pete va sa meglio. Basta, Margherì. Te la scordavo, maestro. Id è fidanzato. Ma ha detto stesso tu che ha visto la fotografia. Oh, saccio. Saccio pure che un giorno Roppo è stato cattivo. Se si era pentito, me la via Rice. Io avesse capito. E invece parea quasi che la colpa era la mia. Ma fosse pure giusto che io non pensasse più. Ma non ci riesco. E sai perché? Perché il vaso che mi ha dato era un vaso che non era nisciunato in tuo cuore. Ma tu che ne sai se era il primo vaso che arrivi? O sa c'è basta. O cuore sape tutto. E si sape tutto allora. Come la mettiamo che la vogliono la foto? Ma hai detto tu che era pure una bella figliola, Silvia, come si chiama? E che ne saccio? Secondo me si erano lassati appena prima di venire qua. E Giacomino si era portato stessa la foto, così, per un ricordo innocente. Io domo non la vuole più. E infatti sono passati tanti mesi. E io da casa non se ne è mai uscito. E da qua non si è mai visto. Sarà, ma da nuvola neura che stai venendo promette proprio male tempo. Rosso, è stato un enorme piacere mangiare con voi stasera. Ma mo si è fatto tardi e me ne gira la casa a me. Come mette a posto pure ma sa? Grazie. Non sai a me quanto ha fatto piacere stare qui con te oggi. Vedevo pure già un poco meglio. Comunque, buonasera, professore. Buonasera, buonasera, professore. Rossello, scusami un attimo, dato che ora siamo in confidenza, potresti dirmi una volta per tutte perché quando vieni a scuola indossi questo fazzoletto e quando esci invece lo togli? Non dirmi per bellezza perché è difficile da credere. Oh, professore, vuoi da sapere che io tengo un poco di problemi di salute. E non ci potete mai affatiare in dei campi o di guardare animali. Poi tengo una potema Margherita che è orfana e stai a carico mio. Soldi non ne tenia e quando vi rietti che assettano un concorso che non trovano una bidella in questa scuola. Forse vorresti dire un bidello? No, una professore, giretto buco, non ha bidella. Io che facetti? Usando bisogno, mi firmai la Rossella e chisti, mi pigliavo. Meno male che come avete visto sta venendo alla montagna e controlli, non ne vengono in giro. Però è per sicurezza, ma metto sempre sto marcatore in capo. Non sa mai lo controllo il ministero, ma levano sto posto. No, ma fai bene, lo sai. Se viene l'ispettore, non scoprirà mai l'inganno. Vedi, basta un fazzoletto per trasformarti in una donna. Ed anche molto affascinante. Tu potresti addirittura conquistarlo. E da bidello diventi maestro, anzi, diventi maestra. Ragazzi, domani sarà il grande giorno, quello per il quale avete lavorato tutto l'anno e che ricorderete per tutta la vita. Io purtroppo domani non ci sarò, perché gli esami li andrete a fare giù in paese, col preside. No! Non importa, perché dovrete pensare soltanto al compito. Importerà invece a me, che non essendoci, io, al contrario di voi, non ne avrò alcuna memoria. E per questo ho fatto una pensata. Vieni, Rossello. Come vedete, il giorno del mio ricordo sarà oggi. Forza ragazzi, tutti accanto a me. Venite, venite. Allora, siete pronti? Sì, sì. Tu, fatti una maricola in città, eh. Tu, aizzati un poco, eh.
Tu, non farmi accetta, oi. Viene Rossello. Va bene, Rossello, va bene così. È perfetto. Vai. Ma ci devo mettere a pezzi. E che sta per farmi delle fotografie, buono, Rosso, eh? Va bene. E però, queste facce tristi? Questo perché è l'ultimo anno con voi. E per questo dobbiamo tenere un ricordo felice. Rosso, io non faccio mai ritto, ma tengo esperienza in tempo di guerra con un fotografo inglese. E saccia la parola che si dice per far dire che si faccia una foto. Gis, io dico a modo mio. Vai allora, vai. Rigiti, caso. Buongiorno signori, ho bisogno di un'informazione, sono il postino nuovo, non sono del luogo e c'è una lettera urgente che arriva da Salerno per un certo signor Giacomo Ricci, sapete dove lo posso trovare? Sì, lo potete trovare. Un uomo, la dia pure a me, io sono la sua fidanzata. Che fortuna. Lo so, è proprio fortunata ad avere una bella fidanzata come me. Non intendevo questo, intendevo che ho consegnato la lettera e posso rientrare tranquillamente a casa, grazie, arrivederci. No, Margherita, non l'aprire, non si fa. Potrebbe essere la mamma. Babbo, sono curiosa, vediamo che dice. In fondo, poi quando ne sposamo, essa viene mamma pure a me. Però la porto. E potesse una scusa, appena parlare dopo tanto tempo. Allora, Giacomo adorato, le vuole proprio bene. Il tempo lontano da te sembra non passare mai. E certo, guaglione, è adorabile. Così mi sono decisa a venirti a trovare. Ah! Allora posso conoscere pure la zia. Arriverò la mattina del 15. E stamattina. Spero di averti ad attendermi. Non desidero altro che stringerti forte, abbracciarti e baciarti. Tua Silvia. La mamma si chiama Silvia. Silvia. Silvia! Margherita, t'avia ritto io, t'avia ritto che t'aveva mette l'anima in pace. Tu ricevi che non siano più insieme, con o core sape tutto. O core è proprio un ignorandone. E mo che volevo fa? Vuoi che la porto io? Magari la metto sotto la porta. Fa chi lo cavò, per me non capito lo chiuso. Margherita, aspetta! Ma siete sicuro che sia il posto giusto? Camè, diritto, e cavaggio portato. È arrivata. Giacomino, non sedere. Mo l'accolgo io. Ma non avevi detto che erano capitolo chiuso? E vorrà dire che per una volta un libro voglio apre pure io. Babbo! Margherita, non è cosa. È meglio che anniniamo. Margherita!
Vieni qua, Margherita! Ah, Silvia, Silvia! Che fai in balata? Rimembri ancora, eh? Signorina, sono proprio io, Silvia. Che modo poetico di accogliermi, ma ditemi la verità, Giacomo dov'è? Non lo so, io sono venuta per i fatti miei, perché ero davvero curiosa di conoscervi. Che dolce. Giacomo sicuramente vi avrà parlato di me e io non vedo l'ora di riabbracciarlo, dov'è? Evidentemente nemmeno lui ha visto l'ora e ancora non è arrivato. Ma mentre l'aspettiamo, ma facite una cortesia. Certo. Vi potete togliere il lendi. Sono proprio curiosa di vedere come sono fatti lui gli occhi ridenti e fuggitivi. Che ragazza simpatica. Sicuramente anche voi avete la passione per leopardi. Sono stata maleducata, avete ragione. Li tolgo subito, così possiamo guardarci negli occhi. Ma che posso fare io contro questa donna? Bella, elegante, di città. Mentre io sono una contadina arruffata. È chiaro che Giacomo sceglierà sempre lei. Signorina, io non conosco nemmeno il vostro nome. Perché dite queste cose? Mi chiamo Margherita. Io lo so che non è giusto, che non dovrei, perché ci siete voi. Ma io Giacomo lo amo. Dal primo momento che l'ho visto. E pensavo v'avesse dimenticata. Ma non è così. E allora me ne vado, prima che mi metta a piangere. E posi di voi, a guardarsi gli occhi, piangenti e fuggitivi. Margherita, ma guardate che... Giacomo! Mi sei mancata tantissimo, sorellina. Sorellina? Sorellina! Non lasciartela scappare, è una ragazza deliziosa. Vai! Ma di fatto manco finisce, dice, potete baciare la sposa, che già vi siete manati. Ma che è? Ma che tempo è? Ma hanno poco di musica buona, se poi avemo sera. Maestro, novarzolo per gli sposi. Bascio, cilindro mio come già fa.
Allora, mi è piaciuta la storia. Quella via ritta che era bella. Come potesse solo una storia che parla d'amore e poesia. L'ho scritta pure io una poesia. Parla della vita mia. Parla di due cose che stanno spesso insieme. La fantasia e la solitudine. Ha giusturiato notte e giorno per mi imparare le storie del mondo. Ha giù girato più paesi io che una corriera. Sono stato con signori e con facci in galera. Conosco le parole che si dicono in da raggia e le gesti delle mani che significano la pace. Saccio scrivere canzoni che toccano lo cuore e nessuno come me sa contare l'amore. Ma quando scendo la sera e se scura mezza via, tutta sta sapienza non mi tene compagnia. O libro che ho letto non mi saprà una mano, e canzoni e le poesie se ne fuino lontano. Niente mi acquieta, e pensa una cosa sola, mi volesse addormentare accanto a una figliola. Pane, amore e fantasia a tutti! Gentili telespettatori, abbiamo il piacere e l'onore di intervistare il famoso poeta e scrittore Pietro Tabussi. Maestro, ci racconti, non sappiamo insomma delle sue umilissime origini. Com'è nato il suo straordinario talento letterario? Ho avuto un grande maestro. Si è sparuto